12 birrifici artigianali, 8 stand gastronomici, 6 gruppi musicali e una grande novità dedicata ai celiaci. Torna alla corte di Cesare Ottaviano la birra d'Augusto, la festa dedicata agli amanti del luppolo che trasformerà la zona del Pincio di Fano in una piccola Oktoberfest. Organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Flaminia con il patrocinio del Comune di Fano, l'evento si svolgerà dal 14 al 18 agosto. Sì, la location sarà di nuovo il Pincio di Fano, in quanto c'è stato un po' di trambusto per quanto riguarda se farla altrove o ricontinuarla a fare al Pincio, in quanto c'erano i lavori di ristrutturazione al Pincio, cosa che fortunatamente per noi non ci sono stati o comunque avverranno dopo il periodo delle ferie, e quindi abbiamo avuto la possibilità di riportare la birra d'Augusto da Augusto, quindi in zona Pincio. Come sempre punterete sulla qualità e la ricerca della materia prima? Sì, noi abbiamo, come tutti gli anni, abbiamo degli stand di ottima qualità sia per quanto riguarda la parte gastronomica e soprattutto per quanto riguarda la birra, perché ripeto e ribadisco, la birra è rigorosamente artigianale. Quindi chi viene da noi potrà sicuramente assaporare solo prodotti di qualità. C'è una grande novità per questa edizione. La novità di quest'anno, sì, ci tengo molto a farla presente, perché abbiamo, diciamo, accontentato le esigenze di persone che chiaramente hanno intolleranze, in questo caso intolleranze al glutine, e siamo riusciti praticamente a mettere uno stand artigianale, ci tengo a precisarlo, quindi non sono prodotti confezionati, ma sono prodotti che vengono fatti direttamente lì al momento, per tutti coloro che sono celiaci. Quindi non mi rimane altro che invitarvi dal 14 al 18 di agosto al Pincio, ci tengo a precisarlo, e chiaramente le serate, oltre agli stand gastronomici e oltre a tanta birra artigianale, sarà animata da musica, con concerti live e musica da parte di radio locali per animare ancora di più le serate.